Cari amici di IVTV, bentornati. Ennesima puntata di IV24 Cultura. Questa volta trovate me, Giuseppe Cantarella, un programma ideato da Pietro Nicosia, il direttore della redazione di IV24. Oggi una compagnia giovane, oggi parliamo del libro di Miriam Caruso. Benvenuta. Salve a tutti, grazie. Allora, Miriam è giovanissima, adranita, quindi siamo vicini di casa Sì. quest'oggi. Oggi parleremo del tuo libro, la trilogia dell'orecchino. Parleremo da dove è nata la tua passione, l'evolversi di questo libro e le tue esperienze. Allora, iniziamo proprio dal passato. Da dove nasce la tua passione della scrittura, ecco? Allora, io ho iniziato quando ero molto piccola, era una bambinetta in un certo senso, e un giorno ho deciso di iniziare, mi è venuta l'ispirazione di questa storia, di questa avventura, e ho iniziato a mettere su carta, in qualche foglio trovato qui e lì, e poi ho, diciamo, raccolto il tutto e mi è venuta questa storia che con il tempo ho sistemato, ho migliorato in un certo senso, ed è uscita una trilogia. Ecco, prima di arrivare alla domanda che più o meno si pongono tutti, perché la trilogia e come si svilupperà questa storia? Ovviamente senza spoilerare nulla, perché la trilogia se ogni episodio, se così si vuol chiamare, ha una storia diversa oppure il continuo? Ovviamente ricordo di non spoilerare No, il assolutamente. tutto, ma prima di ciò, genere fantasy, perché proprio questo genere? Allora, mi piace il fantasy perché dà l'occasione di parlare un po' di tutto, di spaziare con la fantasia, perché tutto è possibile con il fantasy. Puoi andare indietro nel tempo, puoi andare avanti nel tempo, e quindi volevo avere più possibilità in un certo senso. E per quanto riguarda la trilogia, il primo libro è diverso dagli altri due, perché non solo qui ero più piccolina, qui è una sorta di diario, più o meno. La protagonista parla in prima persona, invece poi negli altri libri il narratore diventerà esterno. Perché diciamo che il primo libro serve soltanto per farti entrare nel mondo, ti presenta come sono i personaggi, di cosa stiamo parlando e così via. Invece gli altri libri si concentreranno più che altro sulla storia, sulla leggenda, su questo orecchino, qual è il significato, appunto. Ecco, e poi ci portiamo nell'ultimo episodio, dove si conclude la storia oppure hai in mente qualcosa? Però L'ultimo episodio dovrebbe essere la conclusione, però non si sa, non chissà, si può sa. essere che non escludo un altro libro in sequel. Qual è stata la cosa, che ha detto va bene? Voglio fare il libro. Il libro hai raccontato nella tua presentazione, tra pochissimo parleremo della tua presentazione, che è stato scritto in un'età molto adolescenziale, no? Sì, 14 esatto. anni più o meno, Sì. anche se tu sei molto giovane, 19 anni appena compiuti, però parliamo di un libro scritto da una 14enne, ecco. Esatto. Dove è venuto proprio l'idea? Dico, vabbè, scrivo il libro, ci provo. Allora, diciamo che l'ispirazione mi è venuta da un giorno mia madre mi comprò un paio di orecchini che raffiguravano appunto questo sole dorato, e da lì la mia testa ha iniziato a fare un percorso a parte, anzi dovevo essere io a rincorrerla praticamente. E così ho iniziato a scrivere, ho deciso, mi piace questa storia, mi piace quello che sto pensando, e in un certo senso il libro è cresciuto insieme a me, si vede proprio la mentalità di una bambina, in un certo senso, che si sta staccando dalla famiglia, che si affaccia alla vita, perché iniziano le prime delusioni, le prime paure. Questa figura della principessa, di una bambina che all'inizio ottiene tutto quello che vuole, perché lei è una principessa, appunto, quello che desidera lo ottiene. Appunto, appena inizia a crescere, vedrà che non è più come pensava lei, non è così semplice la vita, no? E succedono le prime delusioni. Sì, si vede appunto questo distaccamento e questa crescita. E mi è venuto da mia madre, che mi regalò questi orecchini. Ancora ce l'hai questi Sì, orecchini, no? certo. Sì, Conservati, sì. sono il tuo gemello, la tua musa ispiratrice, Esatto, gli poi orecchini comunque è che mi hanno cambiato stato. la vita. Infatti, la trama di questo libro, appunto, è la crescita di un adolescente, no? Sì, Ecco, esatto. facciamo un po' la trama, Ok. in maniera leggera. Allora, la protagonista è un personaggio molto fiabesco, una principessa, che, come ho detto prima, avverrà qualcosa che
sconvolgerà la vita di questa principessa e lei dovrà affrontare un viaggio, appunto la tematica di questo viaggio, un viaggio allegorico in un certo senso. Allora inizia questo viaggio con una persona accanto a sé, un ragazzo, che inizialmente carico di vendetta, di rabbia, l'accompagnerà, però con il passare del tempo anche questo ragazzo si scopriranno degli elementi di lui, delle sue caratteristiche, diventa il protagonista secondario. Ma la protagonista principale è questa principessa. Incontrerà e scoprirà molte cose del suo passato, sarà una continua scoperta. Infatti il primo libro della trilogia si chiama La Leggenda. E appunto scoprirà che cos'è questa leggenda, incontrerà anche una persona che gli farà scoprire il significato della forza interiore, che è un concetto che tengo molto a specificare perché voglio che nella mia scrittura le persone debbano ricevere anche il messaggio che io metto. E la forza interiore sarebbe proprio questa forza che consiste nel trasformare il nostro punto debole, la nostra debolezza, nel nostro punto di forza, appunto, farla diventare la nostra salvezza, tipo trasformare la paura in forza, trasformare la rabbia in forza. E allora iniziano questo viaggio, arrivano a destinazione, scopriranno tante cose, c'è il personaggio della sorella della protagonista, che il viaggio è dovuto soprattutto a lei, perché Alicia, la protagonista, e il protagonista maschile Liam partono per andare a salvare questa bambina, e poi il libro si conclude che loro comunque tornano a casa con una serie di cose che non vi spoilerò. Ecco, un po' internamente c'è un po' di autobiografia in questo racconto. Ovviamente parliamo di un fantasy, quindi sì, parliamo di date comunque astratti, sì, luoghi astratti, anche personaggi mistici. Io non so se ci sono personaggi mistici, però voglio dire, c'è un po' di autobiografia tua, o perlomeno la tua anima c'è all'interno di questo libro. Leggendo questo libro possiamo trovare un po' di Miriam Caruso? Ecco, la domanda sì, è questa. Sì, sì, c'è un po' di Miriam Caruso, un po' in tutti i personaggi, mi rivedo, però soprattutto devo dire, tutti mi dicono che assomiglio alla protagonista, però io personalmente mi rivedo nel protagonista maschile, non so perché, comunque mi rivedo più nel suo carattere, che nel primo libro non sarà molto chiaro come lui, poi si rivedrà dopo, però sì, ci sono un po' ovunque, anche perché quando li scrivevo, è strano quando si scrive, ti spiego, perché quando scrivo e descrivo un personaggio, gli do una forma, e poi è come se il personaggio prende vita, la storia la fa sviluppare lui stessa, perché dopo che lo scrivo con una determinata caratteristica, tipo un personaggio iroso, no? Poi in determinate circostanze, dato che è un personaggio iroso, lui sa da solo come comportarsi. Cioè, esattamente, no, ma sotto questo punto di vista sono molto d'accordo, perché il valore dei libri, come il valore della musica, so che anche sei un artista a tutto tondo, il valore della musica e quello che è il valore della scrittura è che comunque i personaggi, i luoghi, ognuno li immagina come vuole, quindi quando ti dicono ti rivedo nella protagonista e poi tu ti rivedi invece nell'uomo, no? Possibilmente il tuo alter ego. Quindi il bello è proprio questo, è appunto un libro che comunque è detto anche da molte, la tua presentazione, la quale ora ne parleremo, è un libro comunque molto, molto scorrevole, molto, molto bello. Ecco, quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro? Allora, considerando che lo tenevo come diario, che io scrivevo anche nei momenti più a scuola, per esempio, quando mi annoiavo, scrivevo. Ho iniziato in terza media, quindi super giù 13 anni, 14 anni, e l'ho finito al secondo anno di superiori. E poi è stato chiuso per un po' il libro, perché credevo che di non riuscire mai a pubblicarlo. In realtà poi ho parlato con una persona che mi ha incoraggiato, mi ha portato dalle persone giuste e sono riuscita a far nascere questo mio lavoro. Sì, questo sì, lavoro che parte tutto da un sogno. Ecco, quindi più o meno 2-3 anni per scrivere questo libro. C'è un cambio di stile all'interno del primo libro, soprattutto? Solitamente per un artista, quando scrive il primo brano, c'è un mix sì, di stili, sì, sì, proprio perché
te lo dico per esperienza mia personale, quando io scrivo un brano o faccio uno dei miei video, inizio, perlomeno i primi video, iniziamo in un modo e finiamo in un altro modo. Ecco, hai rivisto un mix di stile all'interno delle tue stesse opere? Sì, anche perché rileggendolo mi rivedo io quando ero una bambina. Dico che se l'avrei scritto adesso, completamente diverso sarebbe stato. E come gli altri libri che sto scrivendo adesso, perché sto progettando altro, sono di uno stile completamente diverso. Si vedono le tipiche caratteristiche di una bambina. C'è per esempio l'allontanarsi della famiglia, tipico dei ragazzini di, appunto, di 14 anni, di 15 anni, che piano piano iniziano a staccarsi, oppure il non vedere il male, l'ingenuità dei bambini che all'inizio non si trova mai e oggi male. Cambia tutto, no? A 19 anni, certo. Soprattutto quando vai a inserirti nel mondo, nel mondo dell'editoria in generale. Parliamo della presentazione del libro, sì. Abbiamo dato qualche sfaccettatura poco fa. Presentazione del libro, Palazzo San Domenico, ad Adrano. Una presentazione dove hai unito tante cose, hai unito la scuola, c'erano i tuoi compagni di scuola, le tue professoresse che hanno moderato, la professoressa D'Agate e la professoressa D'Amico, se non mi sbaglio, che ha scritto la prefazione del libro, e poi c'era una galleria fotografica tua. Ecco, parlami un po' delle sensazioni della presentazione del tuo libro. Allora, sono diventata consapevole appena sono tornata a casa. Appena sono tornata a casa ho detto, ho parlato davanti a 300 persone, a tutta quella sala. È stato parecchio emozionante. Anche perché una realizzazione, mi sentivo realizzata, perché pensavo che non sarebbe mai successa una cosa del genere. Invece essere lì, seduta in quella commissione, con il presidente della Cartago, l'editore, non credevo che potesse realizzarsi, quindi ero molto molto soddisfatta. Poi c'erano persone che ci sono state persone che mi hanno aiutato tantissimo, per esempio Aurora Costanzo, che ha curato la galleria, il fotografo, Emanuele Mazzaia, che ha fatto la melodia, e si sono impegnati tutti per me, soprattutto i miei genitori. Hanno creduto tutti comunque in questo tuo progetto. Sì, sì, all'inizio, indubbiamente, quando una ragazzina di 4 anni va dai genitori e dice «Mamma, ho scritto un libro, me lo fai pubblicare?», nessuno mi aveva preso sul serio. Sì. Però con il tempo hanno capito che la mia è una passione seria, che io ho messo del mio in questo libro e volevo veramente farlo leggere agli altri. Ecco, hai parlato del presidente della Cartago, c'era anche presente l'editore. Ecco, qual è stato l'approccio, chi è stato a spingerti oltre? Perché poi quando si fanno delle opere poi c'è il tassello mancante, che è quello lì delle pubbliche relazioni fondamentalmente. Ecco, spiegami questo passaggio, anche per chi vuole intraprendere questo certo. percorso. Allora, io un giorno, parlando con la mia professoressa, gli ho detto che ho scritto questo libro, lei subito mi ha indirizzato a un altro professore, il professore Marco Giurato, che è uno scrittore della Cartago Edizioni. Allora, immediatamente il professore mi ha dato il numero dell'editore, l'editore si è subito dimostrato disponibilissimo, gli ho chiamato il giorno stesso, anzi, se non sbaglio, l'indomani proprio è venuto Giuseppe Pennisi. L'editore Giuseppe Pennisi è venuto a casa mia, abbiamo parlato e nell'arco di 2-3 ore ho firmato il contratto e hanno creduto comunque in questo progetto. Cartago, che comunque si muove nel territorio, sappiamo che è stato anche, a parte il libro del professore Marco Giurato, dove ha fatto un'ulteriore presentazione insieme a te a scuola proprio per la giornata della creatività, aveva anche pubblicato, l'ha ribadito anche nella tua presentazione, un libro di Giuseppe Cantarella, sempre di Adrano, un libro di poesie. Comunque sono attivi per i giovani e per il territorio. Loro tengono moltissimo agli scrittori giovani, perché credono che appunto pochi sono i ragazzi della nostra età che hanno la passione di scrivere, quindi ci trattano come delle persone preziose. Esattamente, è una cantera di talenti anche sotto il punto di vista della scrittura. Quindi hai trovato il tassello giusto, le persone giuste. Diciamo che la prima inconsciamente a spingerti è stata la mamma. Oltre la mamma, no? Chi è stato che ha creduto comunque in tutto il percorso? Un percorso comunque costante.
Chi è stato? Te lo ricordi qualcuno in mente? Chi ti ha accompagnato, che ci ha creduto per tutto il tempo? Dall'inizio alla fine, sì. La mia professoressa D'Amico, la mia professoressa D'Agate, i miei professori soprattutto, perché appena hanno saputo che io avevo scritto, subito loro si sono adoperati per me. A parte i miei genitori, mia sorella, mio fratello, che mia sorella Annalisa, che è stata la prima a leggere il libro, a darmi i suoi primi commenti, i suoi primi giudizi, le mie amiche. Sì, ci sono, tutti hanno creduto in me, è una cosa bella. Cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa nella tua vita dopo l'uscita del libro? O perlomeno l'uscita o a fine opera del libro, ecco, è cambiato qualcosa? Se sì, cosa? È cambiato qualcosa perché quando le persone hanno letto il mio libro, quando loro venivano da me e mi dicevano: ah, Miriam, sai questo, allora io ero felicissima. È cambiato che sono riuscita ad aiutare anche ad alcune persone. Per esempio, la primissima persona che ha letto questo libro era una mia amica che viveva un periodo difficile. Allora io le ho dato questo libro e lei mi ha detto: grazie Miriam, mi ha aiutato tantissimo, perché è una storia di speranza, una dove non ci si arrende mai. E quindi è cambiato che io ho scoperto cosa vuol dire essere una scrittrice, cosa vuol dire aiutare gli altri, ed è una soddisfazione immensa. Ecco, bocconi amari, ce ne sono stati? O ancora no? Per ora no, perché non ci credo neanche, perché nell'arco di un mese già ho fatto 3 presentazioni, sta andando piuttosto bene per ora. Se arriveranno qualche critica negativa, io sarò pronta ad accettare. Ecco, parliamo del presente. Torino, Salone del Libro, un altro passo importante, sì, di crescita umana e soprattutto professionale. Parlaci un po' di questa esperienza e cosa ne hai tratto. Arrivata lì non credevo, anche sempre la mia è una incredulità costante, perché è una vita veramente fantasy, dopo sì, uscire esatto. La tua vita è diventata una vita fantasy. Mi sono affacciata a un mondo immenso, perché io sono arrivata lì, ho conosciuto tantissimi scrittori, poeti, tanti scrittori della Cartago, molti editori, veramente c'era lì un mondo. È stata un'emozione forte, un'emozione che ho detto: ma veramente io sono qui al Salone del Libro di Torino, una delle locandine più importanti di tutta Europa, io sono qui e sto presentando il mio libro. Cioè, è stato emozionante. E speriamo sotto che dal punto di vista professionale, invece, a parte conoscere tanti editori e comunque vedi un ulteriore passo in avanti per, certo, il tuo progetto. Sì, non è la stessa, cioè, è una cosa importante anche da scrittrice stessa. Comunque essere presente è importante. Già, essere lì era una cosa molto importante. Sì. Rapporti sociali, è cambiato qualcosa i rapporti sociali con le tue amiche, con il mondo interno? Qualcuno si è comportato diversamente con te? Ecco, come vivi i rapporti sociali oggi da scrittrice e non più da studentessa del liceo? Ancora forse ancora perché non è finita la scuola, giusto? No, ancora è una cosa che sta crescendo. In pochi sanno che ho scritto questo libro, cioè poche persone. Con le mie amiche, loro sono sempre state disponibili ad aiutarmi e sono sempre state accanto al mio fianco, quindi no, ancora come cambiamenti con le persone non ho vissuto questo. Tutto normale? Tutto normale. Tutto normale, allora. Però con la gioia in più di sì, avere quest'opera. Anche casa. Perché adesso è un momento, dato che ci sono gli esami, in cui sono un po' ferma, non ho attivato ancora la pagina Facebook, non ho cercato ancora, diciamo che si deve creare la situazione. Ecco, prima di parlare proprio del libro, no? Parlare un po' tecnicamente, andremo a vedere un po' la copertina, la grafica, ci spiegherò un po' tutto. Che messaggio vogliamo lanciare a chi come te vuole fare questo stesso lavoro o passione? Sicuramente tu lo vorrai trasformare in lavoro, no? Sì, un domani sarebbe per me fantastico, anche perché io ancora continuo a scrivere,
Ancora, appena ho finito il primo libro mi sono sentita tipo vuota, ho dovuto prendere allora, carta e penna e ho dovuto iniziare una serie TV. Esatto. Infatti ho fatto la trilogia anche perché scrivevo il primo, ho detto è ora e lo continuo e magari lo continuo. Quindi questo qui è il motivo per cui hai fatto anche, tre. Sì, perché non mi stancavo mai. Se non dovevi fare un libro di 1000 pagine, non andava bene. Consiglio a chi ha la passione per la scrittura di non arrendersi, di continuare a scrivere, perché attraverso la scrittura tutti mi dicono che cosa provi quando scrivi. Io dico cosa provo. All'inizio pensavo che fosse un modo per evadere dalla realtà, invece è un modo che ti aiuta, ti crei un tutto tuo. Ecco, l'ho detto malissimo, però si affrontano varie situazioni. Scrivendo riesci ad esprimere situazioni che magari a parole non riusciresti a dire, quando ti immedesimi nei personaggi, quando devi provare alcune sensazioni, perché io per descrivere alcune sensazioni di alcuni personaggi mi immedesimo talmente tanto che addirittura stavo scrivendo una... ti racconto questa cosa. Stavo scrivendo una parte dove c'è un personaggio, non in questo libro, però in un altro libro che stavo scrivendo, dove c'era un personaggio cieco. Allora ho detto, e come faccio a pensare a cosa prova il cieco? Allora, nella mia stanzetta mi sono bendata gli occhi, ho iniziato a camminare nella stanzetta, provavo a riconoscere le cose con le mani, perché per capire proprio le sensazioni che si prova, cosa provano i personaggi, perché sennò se non si provano quello che stai scrivendo, esatto, non è una sono scrittura. D'accordo. E quindi vi consiglio di scrivere, per chi ha minimamente il pensiero. E studiare su quello che si sta scrivendo. Ecco. Certo, sì. Ecco, sliding doors, il tuo punto di svolta e poi i tuoi progetti futuri. Allora, per ora sto pensando... Ancora la tua carriera è molto giovane, però in questa tua esperienza, qual è stato lo sliding doors, il punto di svolta? Intanto la presentazione già è comunque stato un passo importante. E ancora ora sto pensando un po' all'università, sto pensando... È tutto ancora da sistemare. Hai un puzzle ancora da comporre. Sì, sì, assolutamente. Quindi non posso dare alcune... Non posso dare le certezze. Non ti posso dire cosa farò. So solo che non smetto di scrivere. Questo no. Anche se sono impegnata la notte, un momento me lo devo trovare sempre io per scrivere. Perché una cosa che mi piace e che alla quale tengo moltissimo. Per il futuro non lo so. Quando l'uscita del prossimo? Il secondo episodio? Allora, intanto ora lo sto scrivendo ancora, cioè work in progress. Però si spera che già prossimo anno ci sia il secondo. Sì, sì, penso che prossimo anno già... Non voglio mettere perché ancora devo parlare con l'editore, quel che sarà sarà, però penso, io spero prossimo anno già che ci sia. Ecco, noi ci saremo pure. Parliamo del tuo libro. Allora, facciamo della copertina. Chi l'ha scritto? Chi, perlomeno, chi ha deciso di fare questa grafica? L'idea della copertina, ecco, perché poi la copertina è importante per, certo, per un libro. Allora, intanto un io libro mi sono... di 200 pagine, tra l'altro. Sì, mi sono affidata completamente all'editore. Cioè, ho raccontato la storia, tutto quanto, la trama, e l'editore ha parlato con i grafici della Cartago che hanno creato questa copertina. Ovviamente si consigliavano con me, loro ascoltavano qualsiasi cosa che io dicessi. Se a me non piaceva, loro mi... Cioè, sono molto... c'è molto dialogo con questa casa editrice. Qualunque tuo dubbio, qualunque tua incertezza, loro te la risolvono. E mi hanno creato questa copertina. All'inizio era sfondo bianco, poi abbiamo pensato di farla sfondo nero. E abbiamo pensato di farla molto semplice, perché comunque a chiunque a prima vista guarda questo libro, diciamo, dice una ragazzina di 18 anni che cosa può aver scritto. Invece abbiamo pensato di fare una copertina un po' più seria, un po' più sobria, con pochi elementi, e soltanto la cosa principale, c'è cioè l'orecchino, che è lì, proprio nella comunque copertina. L'idea a primo impatto è un'idea comunque fantasy, che lascia quel mistero dietro, certo, che comunque dà un fascino alla copertina. Come dicevo, 200 pagine e poi c'è una citazione dietro. Questa qui è una tua citazione, sì. La vuoi leggere? La forza è racchiusa dentro di te, abbi il coraggio di farlo uscire, di espandere la luce che porti. Credi in te, credi e tutto sarà diverso. Le azioni che fai hanno sempre un significato. Non aver paura di sbagliare, perché ogni tua decisione presa con il cuore sarà sempre la scelta giusta.
Questa è una frase che si ritrova alla fine del libro, che è la madre di Alicia a dirle a lei, che lei si trova a fare una decisione importante. È il ruolo di questa madre che è sempre presente lungo il libro, lungo tutto il viaggio, e dirà appunto questa frase per aiutarla a fare la scelta giusta. Ecco, perfetto. Nella tua presentazione, questa cosa non l'ho attenzionato, prima l'attenzioniamo a fine puntata. Emanuele Mazzaglia ha suonato un pezzo che tu hai arrangiato e scritto, no? Spiegaci un po' questa cosa. Ecco, è all'interno del libro, sì. Il testo? Fammi capire un po'. Allora, praticamente è una canzone che ho scritto anche molto, molto piccola, perché ho sempre avuto la passione per la musica. Allora, quando ho scritto questo libro, ho preso la chitarra e ho iniziato a comporre questa canzone. E sì, il testo è una parte proprio del libro. Lo dico che parte, sì? Sì, sì, sì. La parte dove la ragazza, la protagonista, ha una perdita, la perdita di una persona a lei molto cara, infatti la canzone si chiama Mi Manchi. E, a breve penso di metterla proprio con la registrazione sulla pagina Facebook per chi volesse ascoltarla. Allora, io volevo che fosse presente questa canzone per la presentazione, ho chiesto al mio maestro di pianoforte, Alfio Mazzaglia, di arrangiarla per pianoforte e quindi l'ha suonata il giorno della presentazione. Ecco, ultima domanda e poi ti concediamo. Il canale marketing, come poter acquistare questo libro? Allora, per ora il libro si trova ancora nel sito della Cartago. Sempre per qualunque informazione, adesso vi metto tutto nella mia pagina Facebook per chi volesse acquistarlo. Ancora dobbiamo portarlo nelle varie librerie. Prima andremo un po' ad Adrano soltanto, poi ci sposteremo un po' a Biancavilla e lo porteremo anche a Catania, se tutto va bene. E comunque nei canali online tramite Facebook possono contattarti. Sì, sì, no? Assolutamente. Sì, sì. Nella pagina troverete tutte le informazioni che adesso devo mettere appena ho 2 minuti. E lì basta che mi contattate a me. Io sono disponibilissima, perché ancora appunto nelle cartolibrerie non si trova. Però spero che già entro fine mese, già inizio luglio, saranno nelle varie librerie. Va bene, grazie mille Miriam, grazie Caruso, ricordiamo la trilogia dell'Orecchino, La Leggenda, primo episodio, vi consiglio di acquistarlo, Cartago Edizioni, contattate Miriam per qualsiasi cosa per quanto riguarda il libro e l'acquisto del libro. Grazie mille Miriam Caruso, tantissimi auguroni per il tuo futuro. Grazie. Questa puntata di IVI24 Cultura finisce qua, ci vediamo prossimo mercoledì, ciao!